Si giocherà nel segno e nel ricordo di Franco Mancini. Pescara Foggia sarà anche questo. Nel novero dei tanti ex ci sarebbe stato anche il portiere della originale Zamallandia di Foggia, che nel corso degli anni ha seguito il maestro Zeman, diventandone collaboratore, preparatore dei portieri. Proprio a Pescara Mancini è venuto a mancare nella stagione che si sarebbe conclusa con l'apoteosi del primo posto. Così domani Mancini sarà ricordato. I due capitani entreranno in campo indossando le maglie celebrative con la scritta Franco uno di noi, divise che poi i due allenatori, Zeman e Stroppa, consegneranno al figlio di Franco Mancini, Francesco Pio. Il tutto davanti ad una cornice di pubblico annunciata di circa 13-14 mila spettatori, 1400 provenienti da Foggia. Ai tifosi dei Satanelli è stata riservata l'intera curva sud. Fischio d'inizio domani alle 17.30 con direzione di gara affidata a Francesco Paolo Osaia di Palermo. Il mercato entra e incide nelle scelte dei due allenatori. Proprio Pescara e Foggia hanno ultimato l'accordo per Francesco Nicastro. Il giocatore proprio oggi ha sostenuto le visite mediche a Roma, a Villa Stewart, e sarà un giocatore del Foggia. Salterà comunque questa partita. Oltre a Bove e Fornasier, Zeman dovrà rinunciare anche a Memushai, vicina all'ufficialità del trasferimento al Benevento, Carraro, fermato da gastroenterite, e, novità dell'ultima ora, Zampano, colpito da attacco febbrile. Qualcuno parla anche di febbre da mercato, visto che sul terzino genovese c'è il Chievo e che in quest'estate si sono susseguiti casi di assenze per trattative in itinere. Sulla vicenda Zeman ha glissato, come anche ha evitato di dare indicazioni sulla formazione. Diversi comunque i ballottaggi. In porta Pigliacelli sembra favorito su Fiorillo, a destra dunque spazio a Crescenzi, linea completata da Coda, Perrotta e Mazzotta. Linea mediana con Proietti davanti alla difesa, Koulibaly e Brugman ai suoi fianchi. In avanti altro ballottaggio, quello tra Ganze e Pettinari. I baby Capone e Del Sole saranno gli esterni. Mancuso non al meglio partirà dalla panchina al pari di Latte Lat. Da verificare la possibilità di Zeman di utilizzare nel tridente anche Benalì, che le dinamiche di mercato estivo hanno visto vicinissimo alla Sampdoria, ma allo stato attuale una sua permanenza è tutt'altro che da escludere. Sul fronte Foggia, Stroppa conferma anche egli il classico 4-3-3, squalificati Lo Iacono e Vacca, ci saranno Guarna tra i pali, linea dietro con i sicuri Gerbo, Martinelli e Rubin, ballottaggio al centro tra Emperor e l'ex Coletti, tolto dal mercato dallo stesso Stroppa per questi ultimi giorni. In mediana agiranno Deli, Agazzi e il neoacquisto Fedele, tridente Chiricò, Mazzeo, Fedato.